dal dopoguerra. Dal dopoguerra. È una vecchia attività. Lei l'ha rilevata o è una successione di famiglia? È una successione, diciamo, di famiglia. Ce l'aveva il mio suocero. Ah, ok. Quindi siamo alla seconda generazione, insomma. Sì, diciamo di sì. Diciamo un posto un po' tranquillo. Troppo tranquillo? Beh, prima sì, adesso sembra che sono delle nuove famiglie, quindi un po' si è movimentato. Un po' si è movimentato. La tranquillità è un bene magari per la vivibilità del posto, però per le attività commerciali c'è bisogno di movimento. Certo. Per questo, ormai, vero? Sì, per far sopravvivere l'attività, sì. Ok. E la strada che è qui di fronte al suo negozio, come le sembra? Secondo lei è pericolosa oppure no? Ho visto che hanno messo alcuni dossi. Qui si può dire che l'incrocio sì. È pericoloso? È pericoloso, sì. Sono successi incidenti? Sì. Sì, Okay. Ogni tanto qualcosa succede. Perché vanno troppo veloci? Eppure perché parecchie macchine, cioè la mattina vanno parecchio veloci le macchine. Che c'è da raccontare qui a Ponta La Chiassa? Che c'è da raccontare? Qui facciamo una festa, una sacra ad agosto fino a settembre, che è una delle... la seconda importante in tutta la provincia d'Arezzo. Qual è? Come si chiama? È Festa del Vecchio Ponte. Festa del Vecchio Ponte, diciamo, perché Ponte La Chiassa è... No, perché viene... intorno a... Sì, questo brava, vecchio questo vecchio ponte, è l'unico ponte che è stato buttato giù a tempo della guerra. Poi grandi cose in un paese, c'è sempre le solite cose, che c'è? Un po' di chiacchierate tra amici. Come stamattina voi? Noi, no, ma noi è un caso, eh. Noi le chiacchierate facciamo più al bar, eh. Partitella, carte e chiacchierate. Poi il resto, Giovi sapete dov'è? Certo, siamo stati. Giovi allora dove l'Arno volta il Musa agli Aretini, chiaramente. Poi... Quanta storia da queste parti? Da queste parti una volta era storia, sì. È stato messo una Madonnina. Vieni qua. Sì, sì, l'abbiamo intervistato. Ci ha detto che in questa strada le macchine vanno troppo veloci. Quello è un problema, davvero. È un problema quello lì per le macchine che vanno troppo veloci. Sì, e i dossi li hanno messi su a Borgaciovi? L'hanno messi a Borgaciovi. Servirebbero anche qui secondo voi? Per me sì. L'incrocio è pericoloso. Se uno non si ferma lo stop. L'ultimo ha dato una botta di acolone. Se non è pericoloso niente, ecco. Si guarda. Se si sta attenti non è pericoloso niente. Dai, tanto dipende, non è lì. No, è che c'è le macchine che passano troppo veloci e basta. È che qui succede niente, il problema è tutto lì, qui si organizza un po' le feste, un po' di movimento, meno male che ci pensa al nostro bar, se no qui siamo un paese morto. Dove c'è anche la passeggiata il 1° maggio sull'Arno? Sì, quella fa parte del discorso più... Giovi? No, discorso di gente che ha bisogno di passeggiare, noi non abbiamo bisogno di passeggiare, noi... La passeggiata la fanno loro. La fa la gente più anzianotta. La fanno loro la passeggiata, no? Voi di cosa avrete bisogno allora in questo paese? Noi in questo paese avevamo bisogno. Lo sai chi sarà bisogno in questo paese? Sì. Di questi? No, ma parecchio. Dei soldi. Dei soldi, questo, no, capito? È pieno di soldi. Per passeggiare, per giocare. No, noi sa bisogno di feste, di ballare, di danze, di donne, ha detto lui, donne. Il prete ce l'abbiamo. Ah, ok, e com'è? Un buon parroco. Come si chiama? Don Dario. Noi lo conosciamo bene. Okay. No, è abbastanza. Lei c'è da presentarci in personaggio? Sì, sì, no, a personaggio abbiamo il barbiere che ha vissuto per almeno 40 anni, ha tagliato capelli, barba a tutto il paese. Ah, e chi è? Allora, vi presento Livio. Livio, che piacere. Chissà quante ne ha sentite quando faceva il barbiere. Sì, ma sì, l'ho sentite tante, però ormai... Ma c'è il segreto professionale, o si può raccontare qualcosa? No, io sono... No, donne e uomini meglio non lo raccontare perché insomma qui dopo la situazione peggiora. Sarebbe... No, non era tanto gossip, lui sapeva tutto. Tutto.
Sì, però ormai ho dimenticato tutto, sì, sono 10 anni che ho smesso. Anziano, quindi... ormai è diventato anziano. E adesso? Da pensionato? Sono pensionato. Come si passano le giornate qui a Giovi? Abbastanza bene. Paese tranquillo, no? Borsetta e scarpe. Beh, paesino, dai, ci si sta bene, perché? Ma così siamo venuti a conoscerlo un po' meglio tramite, insomma, i suoi abitanti, molto coloro bello. Che ci lavorano. Molto bello, signora? Io ci sono nata. Posso chiedere in che anno? Io? Nel 44. Nel 44, complimenti, signora. E quindi l'ha visto cambiare questo paese? Un pochino sì, è. Meglio? È meglio, è parecchio transitato. Un po' meglio, un po' peggio, se sai. Il traffico, la velocità delle macchine. Sì. Adesso si parla parecchio di calcio qui dentro? Sì, no, anche fuori forse. Sì. Perché? E perché io ormai sono juventino e qui degli anti-juventini ce n'è tanti. Ma Malsanti ci aveva detto che lei era della Fiorentina. Forse l'hanno indirizzato male. Credo proprio di sì, credo. Ho capito, quindi la conoscono un paese anche per questo. Sì, io sono sportivo, se vede la vetrina ho messo anche la maglina del Benfica. Problemi da segnalare all'amministrazione? Qualche problema sì. Le strade sono in condizioni pietose. Veramente, la manutenzione lascia desiderare buche, buchine, e in bicicletta se ne trova, si vedono queste cose qui, più che in macchina. Poi ora, la cura dell'amministrazione, le strade, le cose veramente potrebbero essere curate molto meglio, o perlomeno incentivare anche il cittadino che abita lungo la strada a pulire, a tenere. Certo. Io volevo chiedere un'altra cosa. Degrado, sì. La passerella che hanno fatto al ponte. Al ponte, a Giovi. No, qui, la passerella che c'è qui come marciapiede di fronte al vecchio ponte. Dire che mi piace, non mi piace, però meglio di prima è, perché è una sicurezza in più per la gente che vuole attraversare il ponte, insomma, sicché intanto pigliamo, se poteva far meglio sicuramente. Vergognosa. Che cos'è che... I piccioni nel tetto. Un problema. Ah, io ho messo i spilli, si voltano giù ma si spilli, nonostante non hanno paura neanche di quelli. Niente, ce ne tanti. Così. Nuvole di piccioni. Ci vorrebbe un po' un intervento per mandarli via, per allontanarli. No, invece ce li fanno nascere, perché hanno portato anche quello che non c'era, perché dicevano che mangiavano le uova dei piccioni e invece così sono ripopolate anche loro. Comunque cioè, non siamo. No, fanno i danni nel tetto, io devo far pulire il tetto, la doccia, come minimo 2 volte l'anno, ma dico poco. E costa? Certo, perché me le pagano. Mi sono trasferito ora, però proprio sempre in questa casa abitavo 8 anni fa. Ho capito, come ti trovi qui? Diciamo che qui mi trovo più o meno bene. Dico bene perché ho trovato sempre le stesse amici, le stesse vicine di casa, che abbiamo sempre avuto buoni rapporti. Io dico sempre bene. Ecco, sei qui con la famiglia? Sì, sto qui con la famiglia, la mia moglie e i miei figli. Insomma, un po' più distante dalla città, però è un paese tranquillo. È un paese tranquillo, sì, è un po' distante dalla città, però almeno noi sempre stiamo vicino al centro, diciamo, di Arezzo, principalmente, che è la città più vicina. Il comune principale. Voglio tutto in galera, capito? Come? Qui a Ponte Agliano non c'è, non c'è manco il cimitero, perché? Volete sapere? Perché? Ma tutti in galera, ma io là. Oh, che personaggi c'è? Quando nei paesi c'è il cimitero, un motivo c'è. Era questo. Ponte Agliano no, ma c'è Petrognano. Ma insomma, vedo che andare fuori. Come a Chiaveretto, anche a Chiaveretto ma io tutti in galera. Perché non c'è il cimitero. Bene, è un posto tranquillo? Tranquillo, sì. Abbastanza. Ok, problemi da segnalare? Al comune... certo.
parcheggi zero. Sicuramente parcheggi c'è bisogno. C'è troppe macchine? Sì. C'è troppe macchine. E c'è posti. Come vi chiamate? Sassoli Amedeo. E Tognetti Miranda, via. Da quanti anni? Oh, mamma mia. Da 49 ci siamo, con la famiglia naturalmente mia. Da 49 siamo qui. Chi l'ha venduta la mortadella? Sì. Anche prosciutti, parecchio. Abbiamo scelto di essere qui, c'è venuta questa opportunità perché era un amico, Luca, e ci ha detto, i suoi familiari ci ha detto se si voleva prendere il negozio, e noi abbiamo accettato. Ok, e com'è questo posto, questo, insomma, in questa zona, Ponte alla Chiasso? Questa zona è una zona molto bella, io non la conoscevo, è una realtà da 10 km da Arezzo, ma è veramente, veramente una bellissima realtà. C'è vita, c'è lavoro e non manca niente. E buoni rapporti, insomma, tra le persone che ci abitano, vicini, di, insomma, colleghi di lavoro, mi sembra di aver percepito. Alla grande, sembra di conoscerli da una vita. Problematiche da segnalare, a volte qui le macchine vanno un po' troppo veloci. Anche perché ci sono i negozi su due fronti della strada. Brava. C'è da attraversare. Un po' di popolazione anziana. C'è, ci sono bambini e a volte vanno un po' troppo veloci. Ma il paese è sempre pieno di vita, perché qui comunque siamo lungo la strada, di passaggio ce n'è tanto, quindi è sempre frenetico il movimento, poi ci sono sempre tante belle iniziative da queste parti, quindi la festa paesana d'agosto, insomma, di cose ne abbiamo, e quindi la gente viene volentieri e... C'è un bel clima anche, sì. Insomma, tra i compaesani. Sì, sì, esatto. Io ora non sono proprio nativa di qui, però insomma mi hanno accolto come se fossi del paese, insomma, quindi si sta bene. Insomma, ci aiutiamo un po' tutti a vicenda, visto anche il periodo che non è facile, cerchiamo un po' di sostenerci. Siamo quelli che vivificano un po' il paese, soprattutto a fine settimana. Siete un po' facciamo... agitati, che combinate? Perché facciamo eventi, facciamo concerti, facciamo karaoke, facciamo serate con DJ, e quindi insomma, siamo divertenti. Coinvolgiamo un po' tutti, anche un po' rompiamo. Non so se vanno parlato, anche perché facciamo confusione. No, c'è qualche pensionato ci ha detto, si va al bar, si diverte. Sì, siamo quasi tutte ragazze, ci conoscono ormai da una vita, e niente, viviamo la vita del paese e siamo ben visti, meno male, perché non è facile. Non è facile. Siamo sponsor della Stella Azzurra femminile, che tra l'altro quest'anno è la prima squadra in Serie A femminile. E anche le piccole... maschile non va un granché. No. E anche le piccole stanno vincendo di tutto e di più. Poi abbiamo diverse squadre femminili, dai 10 anni, 15, 20 e su. E quindi è una bella realtà, insomma. Si divertono, sono anche loro nostri clienti, noi andiamo anche alle partite, tifiamo. Siamo tutte ex calciatrici, anche noi. Secondo te ci sono problematiche da segnalare? Ci sono problematiche che magari riguardano un po', che ne so, come tutte le problematiche della periferia, magari poca attenzione da parte del comune su certe cose, manutenzione, ristrutturazione di stabili, come in tutte le periferie. Però insomma noi ci facciamo sentire. Allora, lo scambio di libri che abbiamo ricopiato spudoratamente, che vuol dire che i nostri clienti o chi capita qui può prendere un libro e se vuole riportarne un altro. E poi lo può tenere o riportare come vuole, può scrivere qualcosa nella copertina, così chi lo riprende ha anche il giudizio di chi l'ha letto prima. Lavoro al comune di Subiano, ancora non sono arrivata, ho cappello. Senza cappello, per questo motivo ci voleva dire. Ok, allora, lei però abita qui in questa zona, Ponte alla Chiasso? Abito a Giovi, in Vicenza. Com'è questa zona secondo lei? È una zona tranquilla, bella, dove si vive bene, è una zona servita dai servizi, vicino ad Arezzo. Tutto sommato si sta benissimo, la zona da consigliare. E dal punto di vista della viabilità, forse lei ha un occhio privilegiato vedendo la divisa. Poco privilegiato. No? Poco privilegiato, perché io sto all'interno di Giovi, dove sono chiusa all'interno dei due passaggi a livello, che stanno abbastanza chiusi. È scorto. È un grandissimo problema, anche per un'emergenza.